Lo sportello del cittadino è a Taranto, San Vito, siamo in Viale del Tramonto. Ho al mio fianco Irene Lamanna, la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. In quest'area, circa un anno e mezzo fa, è stata completata l'opera di realizzazione delle vasche per la raccolta delle acque piovane. Quindi, praticamente al di sotto della superficie sulla quale stiamo registrando, ci sono appunto le vasche di raccolta delle acque, e all'esterno vedete i vari tombini, chiamiamoli così. Sulla parte superiore doveva essere realizzato, o meglio, c'è stato un inizio di realizzazione di un giardinetto, di una struttura elegante, bella, che avrebbe dovuto così arricchire la nostra offerta turistica, ma i lavori di realizzazione di questo piccolo parco, chiamiamolo così, di questo parchetto, non di questa villetta, chiamiamola, o giardinetto, questi lavori non hanno mai avuto fine, sono iniziati e sono stati interrotti, e poi c'è una situazione di degrado, e il culmine è rappresentato dalle alghe che da mesi e mesi giacciono lì abbandonati e in stato di putrescenza. Irene Lamanna, questa è Viale del Tramonto. Sì, ricordiamo che questo è un lavoro che in tanti abbiamo voluto e abbiamo aspettato per tantissimi anni, che era appunto la raccolta del famosissimo allagamento sulla doppia curva di Viale Ionio. Diciamo che questo quadrato è stato all'epoca sistemato in maniera abbastanza elegante, però poi è stato lasciato al totale abbandono non solo da parte di chi doveva avere cura di questi giardinetti, ma anche alla noncuranza e al vandalismo dell'80% dei cittadini della Bruttaviglie, cioè di Taranto, che purtroppo è una città bellissima, lo dico con cognizione di causa perché mi occupo di turismo da 15 anni, ma è abitata da cittadini che non hanno il minimo di campanilismo. Nei cui confronti occorre il pugno duro, senza se e senza ma, altro che rieducazione, punizioni esemplari. Io userei una frase molto ambientalista, userei il pugno d'acciaio con queste persone, non il pugno duro, perché a Taranto l'acciaio ha dato la svolta 50 anni fa e dovrebbe darlo oggi con un bel pugno di acciaio nei confronti di tutti quei cittadini che non solo denigrano il territorio, ma lo peggiorano. Ecco, però ora anche l'amministrazione attuale, Melucci, che si è insediata appunto da 6 mesi a questa parte, dovrebbe fare la propria parte, perché i lavori di questa piazzetta dovrebbero essere completati, e soprattutto, viva Dio, rimuoviamo queste alghe, no? Beh sì, diciamo che stiamo quasi arrivando, visto il freddo di oggi non si direbbe, però tra qualche mese è già estate e ci sarà già da raccogliere la nuova ondata di alghe dell'anno. Faremo 2018. Alga su alga, come onda su onda. Onda su onda, noi qui su Viale del Tramonto facciamo alga su alga e abbiamo le alghe del 2017 in putrefazione e aggiungeremo quelle del 2018. È scandaloso. E allora l'appello al sindaco Melucci, l'appello al vice sindaco Rocco De Franchi, che è assessore all'ambiente, quindi lo coinvolgiamo per il discorso delle alghe, l'appello all'assessore ai lavori pubblici Di Paola, perché questa splendida, quella che dovrebbe diventare una splendida piazzetta, ecco, questi lavori dovrebbero essere così portati a termine. Noi abbiamo acceso la spia, abbiamo suonato il din don, il campanello. L'amministrazione ora deve svegliarsi e operare, perché noi abbiamo evidenziato le enormi lacune dell'amministrazione Stefano e vogliamo che l'attuale amministrazione non si comporti come la precedente.